In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, che si celebra martedì 18 maggio, siamo al Museo Bailo in compagnia dell'assessore comunale ai beni culturali e al turismo, Lavinia Colonna Preti. Buongiorno assessore. Buongiorno a tutti. Ecco allora una prima domanda che ha a che fare con il significato di museo. La definizione da vocabolario lo intende come un luogo di raccolta di opere d'arte e di oggetti di carattere storico-scientifico. Ma il museo è anche un luogo per rigenerarsi, per confrontare la propria individualità con la storia universale. Ecco quindi, cosa simboleggia, secondo lei, il museo? Bella domanda, allora, do una risposta duplice. Per me è casa, per gli ultimi 3 anni è stata veramente la mia casa. E essere la casa della cultura sarebbe esattamente quello che vorrei che ogni cittadino di Treviso, ma anche ogni visitatore sentisse, che quindi nel polo museale possa venire proprio come fare una passeggiata si farebbe nelle piazze. E tra l'altro anche ICOM, tornando alla giornata mondiale dei musei, ha recentemente cambiato la dicitura, perché sempre di più anche nella strategia dei musei civici di Treviso, il museo deve essere certo un luogo preposto alla conservazione del nostro patrimonio artistico, ma soprattutto un luogo dove anche divertirsi e provare esperienze. Come diceva Einstein, è una frase che a me piace molto, imparare deve essere esperienza, tutto il resto è solo informazione. E a noi piacerebbe che tutti i visitatori che vengano qua nei nostri musei, oltre a sentirsi a casa, possano vivere anche delle esperienze ed emozionarsi, in modo da poter imparare, avere dei ricordi bellissimi legati all'arte e alla bellezza. Chi può provare la gioia dell'arte e della bellezza, credo che possa veramente essere felice o trovare una scorciatoia per la felicità. Ecco allora, quest'anno la ricorrenza è dedicata proprio al tema il futuro dei musei, rigenerarsi e reinventarsi. Un argomento decisamente attuale visti gli effetti della pandemia che ha colpito tutti i settori, ma in particolare quello della cultura. Questa crisi è servita in qualche modo a dare lo stimolo per promuovere eventi di carattere innovativo? Assolutamente sì, questa crisi è stata anche un'enorme opportunità per quanto riguarda per esempio il lavoro della squadra che lavora dietro i musei civici, che accolgo l'occasione per ringraziare. Ci siamo super digitalizzati, quindi abbiamo tutti imparato ad utilizzare i social network per esempio e abbiamo creato degli strumenti multimediali, tra l'altro dando un'anticipazione, uno che sarà anche lanciato a breve, perché cominciando con il polo di Santa Caterina verrà lanciata un'audioguida che è anche app e che è per adulti e anche per bambini, quindi attraverso un racconto si potrà visitare in autonomia il museo, ogni quadro, ogni opera d'arte viene raccontato attraverso uno storytelling esperienziale, emozionale e si può scegliere appunto il percorso per adulti, per bambini o anche il tempo che si ha a disposizione. E questo è sicuramente frutto del lockdown, quindi una cosa molto positiva. E stiamo studiando anche dei contenuti multimediali legati per esempio, dando un'anticipazione agli ologrammi che stanno avendo molto successo in giro per il mondo, anche per il Museo Bailo dove ci troviamo adesso, che come, insomma, come sapete è già stato annunciato, raddoppierà gli spazi espositivi con delle aree completamente nuove, soprattutto una galleria dell'Ottocento che sarà molto bella, conterrà anche di quadri importanti che stiamo restaurando, come per esempio un Hayez, e che quindi attraverso la multimedialità renderà la visita ancora più esperienziale e quindi divertente per tutti, perché insomma, i musei dico sempre devono essere da 0 a 120 anni. Una piccola anticipazione in merito ai progetti dell'amministrazione comunale in cantiere per i prossimi mesi? Allora, tantissime le novità, riprende la programmazione, tra le cose più importanti riprendono le grandi mostre, quindi il 12 giugno aprirà la mostra in 3 sedi dedicata a Renato Casaro e ai più grandi manifesti e locandine della storia del cinema. Quindi una mostra molto accattivante con una novità assoluta per la città, anche se in realtà è una nuova sede MIBAC ministeriale, apre una nuova sede della collezione Saci in una location strepitosa con un restauro architettonico veramente da vedere, che è l'ex chiesa di Santa Margherita, quindi un nuovo museo per la città di Treviso e una mostra veramente straordinaria. Poi, come dicevo prima, stiamo completando entro l'estate i lavori per la ristrutturazione, quindi per l'ampliamento del Bailo, che vedrà la creazione di quasi 1000 metri quadrati di sale
espositive temporanee e quindi la promessa per il prossimo anno è di avere due grandi mostre, quindi una grande mostra a Santa Caterina perché arriverà una grande retrospettiva dedicata a Parigi Bordone. Parigi Bordone è la strega di Tiziano, uno dei più grandi pittori del Rinascimento, che è trevigiano, quindi di livello assolutamente internazionale, e una grande mostra con dei grandi, prendendo spunto anche dall'arte canaviano, in dialogo con Arturo Martini, che si tirerà proprio qua al Museo Baio. Ma vi invito anche a consultare i social e il sito dei Musei Civici di Treviso, perché riprenderanno anche le rassegne che ormai sono diventate un successo per i nostri musei, quelle dedicate ai bambini con i laboratori tenuti da Coop Cultura, che si occupa della nostra didattica, ma anche tutte le rassegne estive che fanno parte dell'arte di star bene, come per esempio il tè con gli autori, con gli artisti, e tantissime altre novità. Come già annunciato, al museo arriverà anche una novità straordinaria, quindi degli attori con delle sceneggiature, quindi delle piece teatrali reinterpretate proprio per rendere protagoniste le opere d'arte. Sarà qualcosa di molto divertente, quindi tante novità in arrivo, quindi seguiteci per tutte le novità. Un'ultima domanda: secondo lei l'ingresso ai musei dovrebbe essere gratuito? Assolutamente sì, per varie ragioni. Primo perché, come dicevo, sono musei pubblici, quindi essendo musei pubblici devono essere la casa dei cittadini. Come abbiamo già annunciato insieme al nostro sindaco, entro la fine del mandato, quindi stiamo lavorando entro il 2023, molto probabilmente dopo l'apertura del Baio, di rendere gratuiti i musei cittadini per tutti i cittadini di Treviso. E anche dal punto di vista poi economico, in tutto il mondo è stato dimostrato che in realtà la gratuità per il cittadino porta un indotto economico anche molto importante, perché le persone sono invogliate magari a fare una passeggiata, quindi portano beneficio anche le attività produttive che si trovano vicino ai musei, e ultimamente invogliare a portare anche amici, visitatori e parenti, quindi non vediamo l'ora di farlo. E tra l'altro, in tutte le giornate di gratuità, come recentemente è stato fatto per la festa della mamma, per la festa della famiglia, il successo è stato enorme, quindi insomma vedere famiglie che passeggiano quel passeggino al museo è stata una gioia e una soddisfazione straordinaria. Quindi questo sarà il futuro dei musei di Treviso. Ringraziamo Lavinia Colonna Pretti per la sua preziosa disponibilità e auguriamo buon lavoro alla città di Treviso per tutti questi progetti futuri. Grazie davvero. Grazie a voi e buona giornata dei musei a tutti.